Un saggio che ripercorre la storia del pensiero politico italiano dagli inizi del Novecento fino al 1978. È stato presentato ieri con l'organizzazione a cura di Orizzonti Popolari nel consueto scenario del Museo Civico della Ceramica di Ariano Irpino, la quarta fatica letteraria di Andrea Covotta, direttore di Rai Quirinale. L'idea di questo libro, dice Covotta, nasce dal voler raccontare una politica diversa con un ritorno al passato. Ma mi ispirano una cosa molto semplice, cioè si parla troppo male della politica e allora forse sentivo il bisogno di raccontare anche una politica diversa, ritornare al passato per capire meglio il presente. E allora ecco, ispirarsi e raccontare la storia della politica, la storia del pensiero politico, quella dei protagonisti principali del Novecento, forse è un modo anche per riscoprire la buona politica. Tanti protagonisti del volume, personaggi e personalità che sottolinea il direttore di Rai Quirinale hanno arricchito la nostra storia politica. Sono i grandi protagonisti dell'inizio del Novecento, quindi da De Gasperi a Togliatti a Nenni, che poi ci hanno accompagnato fino all'inizio anche del secondo dopoguerra. E poi quello che io dico che sono i loro eredi, e quindi Moro, Berlinguer, Craxi, sono personaggi e personalità che hanno sicuramente arricchito la nostra storia politica e hanno dato anche un respiro e una visione alla politica italiana, e avendo anche come riferimento anche quello che era l'aspetto internazionale, non avere sempre una visione provinciale o da piccolo paese, quale invece l'Italia non è stata nel secondo dopoguerra e non è stata nemmeno fino a tutti gli anni 70 e 80. Grande visione di politica è ciò che invece manca oggi, dice Covotta. Gli eredi però ci sono. Ci sono eredi che ci provano, e già questo è comunque un tentativo plausibile e possibile. Quello che manca è quello che dicevo prima, cioè una grande visione di politica. Oggi ci si occupa troppo del presente, troppo del consenso spicciolo e manca una visione generale del paese, anche rischiando qualcosa, anche facendo capire all'opinione pubblica che certe volte qualche scelta può essere anche non figlia di un tempo presente, ma anche che può avere un respiro più largo e più profondo. La prima sensazione potrebbe essere di nostalgia, ma la nostalgia non è un sentimento che aiuta a costruire, e noi invece abbiamo il dovere di provare a capire le ragioni della diversità, che non è una diversità che fa onore al tempo attuale nella comparazione. Se io dovessi fare qualche ricordo personale, i ricordi personali sono sempre da accantonare, ma insomma si scivola sempre. Io ho avuto la ventura di presiedere per 2 legislature la Commissione Cultura del Senato e avevo tra i commissari Carlo Bo, Aldo Masullo, Vesentini, che era allora presidente dell'Accademia dei Lincei, Gabriele De Rosa, Claudio Magris, e io vi confesso che ogni volta che sedevo alla presidenza, insomma, tremavo. Però, insomma, come dice Troisi, io speriamo che me la cavo, e così me la cavai. Naturalmente il Senato di oggi è molto diverso e non è diverso in meglio. Però il problema vero è che c'è una condizione culturale dell'intero Occidente che ha relegato e relega sempre di più la politica in spazi più ristretti, e che contribuisce a questa separazione tra politica e cultura. Questo credo che sia il tema vero e il messaggio che si può trarre da questo libro. La comparazione non può ridursi alla pura, come dire, al compiacimento del tempo passato, ma deve indurci a capire quali sono le ragioni profonde, perché ci sono ragioni profonde. E questo tenteremo di fare oggi in questa chiacchierata. Ma diciamo l'elemento di fondo che attrae innanzitutto la scrittura, una scrittura che riassume un tratto di storia di tutto il secolo breve della nostra storia nazionale e della vita politica e sociale delle nostre comunità. Ed è bello leggere i tratti salienti di questo percorso, i momenti nodali della storia d'Italia, i momenti che segnerà anche la ripresa e la rinascita del nostro paese. È interessante soprattutto quella parte che riguarda la nascita della Carta Costituzionale
e la formazione dei partiti. Questo dialogo anche su fronti diversi, con prospettive diverse, di un bene comune che tutti hanno cercato di perseguire, che è il tessuto portante del nostro Stato nazionale.